si chiama Gruppo Donne Imprenditrici Fipe di Pistoia e Prato, la nuova associazione di Confcommercio creata ad hoc per sostenere esigenze e formazione delle imprenditrici nel settore dei pubblici esercizi, un settore che in questi mesi sta affrontando mille difficoltà economiche e pandemiche, in cui però centinaia di imprenditori e imprenditrici continuano quotidianamente a non mollare e a tenere aperto i propri bar e i propri ristoranti. Nasce oggi qui a Prato il gruppo imprenditrici donne della FIPE, quindi dei pubblici esercizi. In Confcommercio c'è già un sistema di rappresentanza delle donne, che è il terziario donna, ma i pubblici esercizi hanno ritenuto che questa specificità di questo settore trovasse una propria rappresentanza delle donne imprenditrici. Quella femminile è una forza lavoro sempre più importante anche nei pubblici esercizi. Nella sola provincia di Pistoia e di Prato sono oltre 550 le imprenditrici attive in questo momento. Voglio fare in modo che le imprenditrici, ogni singola imprenditrice, possa spiegare, raccontare le necessità, le difficoltà e le mancanze, quindi si parla anche di formazione, dove noi andremo a lavorarci, anche prese singolarmente. Questo è il motivo per cui esiste e per cui nasce. La progettualità andrà in questa direzione, una ad una, partendo dal sé e creando valore. È un momento interessantissimo perché la rinascita coincide con la rinascita, con la ripartenza vera delle attività. Non neghiamo assolutamente, non nascondiamo gli innumerevoli problemi, problematiche su tutti i fronti, ma con una connotazione, quella delle donne, di non arrendersi mai, di avere coraggio, ancora di più una conquistata consapevolezza dell'essere imprenditrici donne all'interno di un settore meraviglioso che è quello dei pubblici esercizi italiani.